E buonasera, benvenuti al Palazzoli di Battipaglia per la prima semifinale delle finali nazionali Under 19 di categoria femminile. Buonasera Kevin Cusenza. Buonasera Giovanni, buonasera a tutti e buone semifinali a tutti. Limonta, Costa, Masnaga contro le campionesse d'Italia in carica del basket Roma. Appena possibile daremo subito i quintetti in campo. Palla persa intanto da Roma. Gli arbitri dell'incontro: Simone Settepanella di Roseto e Alexa Castellaneta di Bolzano. Vediamo il quintetto di Costa con 41 Bernardi, 42 Gorini. Palla persa proprio da Bernardi, che serve Luca Antoni. Palla schiacciata a terra per Preziosi, che sbaglia da sotto. Con il 28 a Bernasconi, con il 54 Cibinetto, la tripla di Aguilar è ancora un errore, e con il 47 Piatti risponde Roma con la numero 1 leghista, ieri grande protagonista della partita vinta contro Venezia, Luca Antoni. Aguilar, Fantini e Preziosi. Allora Kevin, 1 minuto e 5 secondi, si sente già la tensione in campo, tanti errori da una parte e dall'altra. Eh sì, sicuramente semifinale, un posto in finale solo per ovviamente una di queste due squadre. Sono partite un po' contratte le due squadre, però ma come è giusto che sia. Diciamo l'importanza della partita è tanta, per alcune potrebbe essere l'ultima partita, perché poi domani se perdi c'è una finale terzo quarto posto, sappiamo che nessuno vuole fare la finale terzo quarto posto, l'ultima partita vera della propria carriera giovanile, quindi ci sta. Bernardi, serve Piatti che con una finta si libera di due avversari, il tiro è sbagliato, il rimbalzo è di leghista. Ieri in diretta l'ho detto, super leghista per la grande prestazione. È vero che Fantini è stata l'MVP dell'incontro, ma mia personalissima, intanto Luca Antoni sbaglia ancora, rimbalzo è ancora di leghista per la vittoria di Roma. Leghista ieri ha fatto tantissimo, fallo in attacco di Fantini, giusto fallo, intanto leghista è partita ottimamente con due rimbalzi in attacco. Per lei, purtroppo per lei e per la sua squadra non si sono concretizzati, scusate. Tanto secondo me il fallo in attacco c'era, blocco in movimento di Fantini. Gorini, che ieri è stata a riposo tutta la partita, serve Piatti, nuovamente Gorini, la tripla della 42, non arriva nemmeno al ferro, però è Bernasconi che sbaglia incredibilmente da sotto. 7:54 da giocare, Kevin, ed è incredibile perché Costa Masnaga, pensa Kevin, che ha la miglior difesa, il miglior attacco e la migliore media punti delle finali nazionali. Queste partite secche, soprattutto semifinali o finali, sono partite a sé, Giovanni, non fa testo la media, queste sono partite a sé, sono partite che noi giocatori viviamo in maniera diversa, e penso si stia vedendo questo 0-0 nei primi 2 minuti e spiccioli. Rimessa Roma, Fantini cerca Luca Antoni, la trova attaccata da Bernardi, 6 secondi, si gira Luca Antoni, il sottomano sbagliato, Piatti la recupera, Roma aggressiva con la sua difesa, è questa l'arma forse per poter contrastare Costa Masnaga che va in attacco. Bernardi subisce il fallo e della numero 5 Luca Antoni. Roma è già 3 falli intanto. Sì, 3 falli tra l'altro con le 3 forse giocatrici più rappresentative, il capitano Aguilar, Fantini e proprio Luca Antoni. Intanto si sblocca la partita, gol direbbero, 1-0. E sbaglia una giocatrice micidiale quasi, perché non abbiamo tutte le statistiche
al momento, però Bernardi è una che ha segnato tanti tiri liberi. Fantini, sfortunata la 7, il rimbalzo è della 54 Cibinetto, che serve ancora a Bernardi, che rientra lo scarico per la tripla di Gorini. Fantini si trova la palla in mano. Fantini cerca Leghissa, trova Luca Antoni, la palla è per Preziosi, attacca la 10, grande giocata di Preziosi che subisce il fallo, va a canestro, tiro libero aggiuntivo. Eh sì, la più piccola in campo che sblocca Roma. Ho visto un urlo liberatorio da parte della panchina e delle compagne di squadra. Togliere quello zero da lì era fondamentale a livello mentale. Intanto assegno il tiro libero e vediamo subito una 3-2 allungata per coach Buongiorno. Bernardi serve Bernasconi, la palla arriva nelle mani di Gorini, nuovamente Piatti che ha questo tiro nelle mani. Ieri forse ne ha abusato tanto, perciò si è arrabbiato coccia Rossi. Aguilar sbaglia. Grande pressione ancora di Roma, ma è sempre Bernardi ad attaccare il canestro avversario. Il tiro è sbagliato, la 41 per poco non recupera il rimbalzo. Aguilar subisce un colpo, si deve fermare il gioco, giustamente. Sette Panella si accorge. Credo sia arrivata una ginocchiata. Una ginocchiata involontaria di Bernardi su forse, Aguilar. Forse involontaria, forse no, non lo sappiamo. Noi non possiamo saperlo. Comunque, così è stato, è arrivata una ginocchiata, la giocatrice si è fermata. L'arbitro se ne è accorto e ha fermato a sua volta. E Rossi manda in campo, coach Rossi manda in campo Osazua. Quintetto altissimo per Costa. Aguilar per Fantini, attacca Preziosi, alza la parabola, il tiro è sbagliato, Piatti la recupera, serve Gorini, Piatti ancora ci ripensa, no, passa Bernardi, vediamo cosa crea la 41, la tripla è di Cibinetto. Canestro da due. Aveva il piede evidentemente sulla linea. Noi come al solito quell'angolo non lo vediamo mai. Noi aspettiamo sempre che ci arrivi il replay che ci possa dare conferma, ma sicuramente il tiro è da due. Gli arbitri Solli, Fantini spara la tripla, la recupera stesso lei. Serve Luca Antoni. Ogni tanto guardo il monitor per vedere se parte il replay, ma è impossibile perché la partita è in gioco. Osazua alza le mani, oscura. Qui gran difesa di Costa e gran difesa di Osazua che sulla penetrazione. Attenzione di perché intanto Piatti ci prova da tre, nulla da fare. E c'è fallo di fallo della 7 nera. Attenzione, la prima notizia della partita, secondo fallo di Fantini. E ti confermo che il tiro è da due, l'ho visto adesso. Ci ha mandato il replay, grazie. Come sempre a basketlike.it, Fantini commette il secondo fallo, deve abbandonare la contesa, entra Cenci e questo per Roma non è una bella notizia. Assolutamente no, anche perché vediamo come è entrata una giocatrice che sicuramente fa dell'energia la sua carta primaria, ma esce un pivot, entra fondamentalmente un play guardia. Adesso Costa è veramente tanto più grande. Intanto Leghissa, tripla di Leghissa, nulla da fare. Sbaglia la tripla, la palla finisce nelle mani di Gorini che attacca Aguilar, si ferma. La palla è dall'altro lato, ma Preziosi capisce tutto. La palla finisce nelle mani di Cenci che sceglie l'angolo, serve Aguilar, serve Luca Antoni. Arresto, tiro immediato. Ancora il ferro dice di no, ma applaude Buongiorno. Sì, giusto tiro, transizione, sono i suoi tiri, li prende sempre, la libera, giusto provare.
Roma è ancora a zona, ma Roma è a zona per credo che evitare Roma, che Roma, la palla arrivi ad Osasuna sotto. Credo che a Roma convenga per ora stare a zona, soprattutto con questo quintetto. Intanto costruisce un tiro apertissimo Costa, stavolta sì che da tre, Bernardi 6-3 Costa. Bernardi come sempre protagonista, ieri MVP dell'incontro, ha iniziato bene anche adesso con 4 punti dopo la tripla di adesso. 8 secondi per chiudere l'azione, Aguilar si mette in proprio, gran canestro, grandissimo canestro di Aguilar, che vedendo davanti una montagna come Osasuna si arresta e prova un tiro in arretramento. Intanto difesa super di Leghissa, contropiede di Roma, nulla di fatto. Qui secondo me Aguilar si è messa paura di andare contro le lunghe. Cibinetto sbaglia, sì. Osasuna! Intanto Leghissa ancora una permetti. Volta. Super Leghissa! Super Leghissa ancora una volta prende il rimbalzo sulla testa di Osasuna. Ecco qua il gran canestro in arretramento di e credo ci sia fallo Aguilar. Di Osasuna. Osasuna ha commesso il primo fallo. È il terzo di squadra per Costa Masnaga. Si va a riposare Luca Antoni. È entrata in campo con il numero 15 Manocchio. Aguilar serve Leghissa. Ci ha messo solo 3 dita Osasuna per fermarla. Questo è il vantaggio di essere 7-8 centimetri più alti. È entrata un'altra protagonista di queste finali nazionali, Edo Paigbe. Al primo intervallo scorreremo un po' di notizie che mi sono arrivate, di statistiche. Poi parleremo anche delle prossime finali nazionali. Arresto, tiro di Aguilar è sbagliato, super Leghissa. Qui forse ce la fallo. Rimbalzo di super Leghissa, poi per me fallo nettissimo. L'arbitro ha deciso di non fischiare. Vediamo se è il metro della partita o solo un errore. Intanto palleggio, arresto e tiro di Cibinetto, che fa 5 per lei e 8 per Costa. Più 3 per le ragazze di Coach Rossi. Adesso, caro Kevin, si inizia a fare sul serio con queste due semifinali. Attacca Manocchio, il tiro, grande canestro di Manocchio. Grandissimo oggi, canestro di mano sinistra. Oggi stiamo vedendo cose... Quando il gioco si fa duro... I duri cominciano forse a giocare. A giocare. Galli, meno 1 Roma, 1 e 15 da giocare. La palla arriva a lei. Bernardi, attenzione, attenzione Osasuna a terra. Si mantiene la caviglia, lei che non è proprio nel momento che è qui da infortunata, quindi già ha avuto un problema. Si alza Osasuna. Si alza Osasuna. Sì, la vediamo zoppicare. Evidentemente sta provando e testando la sua caviglia. Pare nulla di grave, pare. Vedremo. Intanto Coach Rossi la tiene in campo. Almeno testa realmente il problema alla caviglia. Con Bernardi che andrà in lunetta per questi due tiri liberi. 1 e 13 da giocare. 8 Costa, 7 Roma, prima semifinale delle finali nazionali Under 19 femminile, trofeo Vittorio Tracuzzi. A segno con il primo Bernardi, lo avevi detto, qua micidiale avevi detto. E ovviamente appena parliamo intanto il rimbalzo di Osasuna che permette ancora a Bernardi, pare stare meglio, però
qualche smorfia. E intanto fallo della numero 15, credo. Dovrebbe essere, io c'ho il coach Rossi davanti, quindi la numero 15, Manocchio. Sì, esatto. Primo fallo, però esce Costa Bernardi in bonus, quindi due tiri liberi. Sì, intanto esce Bernardi, entra col numero 0-0, rotta. Una giocatrice capace di spaccare le partite. Intanto Edo Pagbe ha due liberi a disposizione, realizza il primo, sbaglia il secondo, al rimbalzo stavolta è di Leghissa. Diciamo, Giovanni, che la... Allora, Aguilar penetra, perde palla, coach Buongiorno ravvisa alla signora Castellaneta che il capitano di Roma ha perso palla per una spinta. Per il possesso alternato la palla viene recuperata però da Costa Masnaga, Edo Paigbe, serve rotta. Ancora per la tripla di Cibinetto, sbagliata, ecco, la palla è una recuperata. Cosa che io, se fossi in Roma, non farei, lasciare un tiro aperto a Cibinetto. Intanto Roma con la possibilità di accorciare o pareggiare. Attacca Aguilar e c'è il fallo su Benedetta Aguilar. Dopo una virata attacca di prepotenza il ferro nonostante sia più bassa di Cibinetto e subisce un fallo, andrà in lunetta con la possibilità di accorciare. 22 secondi da giocare dopo nel primo quarto. Sbaglia. Il fondamentale più importante sono proprio i tiri liberi. Soprattutto in queste partite dove il punteggio è basso, ogni punto fa la differenza. Intanto meno due. Segno con il secondo, meno due. Rotta, ultima giocata del quarto per Costa Masnaga, 12 secondi, fa girare palla velocemente e invece mi smentiscono le giocatrici di Costa Masnaga, vogliono che sia Roma a chiudere il primo quarto. Qua grande ingenuità, grande palla persa da parte di Costa Masnaga, la recupera proprio Aguilar, attaccata, ancora una gran giocata di Aguilar, 10 pari, la tripla che arriva fino in fondo. Canestro di Aguilar su un piede, questo vorrei rivederlo davvero. Intanto ti faccio una domanda: può essere il quarto meno prolifico dell'intera finale nazionale? Che io ricordi, forse sì, 20 punti segnati in tutto il primo quarto, forse sono... E questo ci fa capire come l'importanza della partita sia tanta e come queste due estremamente squadre... Estremamente alta. E come queste due squadre si equivalgano, perché essendo secondo me due delle migliori squadre che ci sono e due dei migliori attacchi sicuramente che ci sono, fare solo 10 punti vuol dire che... gran lavoro delle difese, ma grande tensione. Kevin, la curiosità, parliamo della semifinale di Costa Masnaga e Roma. Costa segna 69 punti di media e ne subisce 49, mentre Roma ne segna 51 e ne subisce 52,7. Credo abbia fatto la differenza in questo la sconfitta con Campobasso. Esatto, concordo con te, anche perché Roma ha nelle mani veramente giocatrici che hanno tanti, cioè chiedo scusa, nelle mani hanno le giocatrici di Roma hanno tanti punti nelle mani. Luca Antoni ancora ferma a zero, Fantini ancora ferma a zero, ma gravata comunque di due falli. Sì, sicuramente Fantini è uscita Aguilar. Presto, è uscita presto dalla partita. Allora, secondo me in questo primo quarto abbiamo visto due cose: un'enorme fisicità nei quintetti di Costa rispetto a quelli di Roma per ora, perché Fantini è fuori,
ma un'energia difensiva di Roma che fa sì che la partita sia ancora sul 10 pari nonostante la differenza di stazza. E al prossimo, avviso già la regia, al prossimo intervento, interruzione che sia time out, manderemo in onda daremo le prossime date delle prossime finali nazionali. Ormai qui, ed è un peccato, si sta arrivando alla fine. Nonostante sia in telecronaca ormai da 4 giorni, non vorrei mai che finissero, però, Kevin. È sempre così. Si riparte, rimessa a Roma. Aguilar attacca. Ancora Aguilar che stavolta sbaglia. La palla recuperata da Osazzua. Gorini la recupera. Grandissima Aguilar. Ecco, vedi Giovanni, questo è fondamentale. Tu attacchi il ferro, non ti viene fischiato un fallo che pensi sia fallo, piuttosto che stare lì, protestare, ribattere, tornare indietro, recuperi palla. Hai fatto 3 cose buone. Esattamente. Si riparte con Roma, con Manocchio che, portando le palle libero un po' proprio Aguilar, e qui Manocchio regala palla a Costa Masnaga. Si era aperta benissimo Aguilar, però non aveva ancora preso posizione. Sì, sicuramente si è aperta benissimo, è anche vero che ha giocato tutto il primo quarto, la vediamo un po' in affanno. Secondo me giusta la scelta di farla riposare qualche minuto. Ritorna in campo però Luca Antoni, quindi tiene sempre alto un po' la tensione. Coach, buongiorno. È qui la forza fisica di Osazzua. Mi sa che la caviglia sta bene. Se ne è accorto anche Buongiorno, coach Buongiorno, che chiedeva infrazione di passi. Preziosi attacca, si trova ancora davanti Osazzua che gli chiude la luce, si lotta il possesso alternato e ancora per Costa Masnaga, che nei possessi alternati sta avendo sempre fortuna di avere la palla. Vediamo qui il canestro di forza di Osazzua. Cambio, esce Preziosi, entra in campo Brandimante, riposo anche per Preziosi. E qui altra giocatrice che ha una forza fisica, una forza strepitosa, Edo Paigbe, che scappa via, però c'è infrazione di passi per Cibinetto. Roma recupera un'altra palla, si è ancora in tensione. Cenci aspetta Cibinetto, intanto si vediamo muove come si apre. Coach, un attimo, vediamo, c'è il fallo. Giustissimo, bravissima Cibinetto, bravissima Manocchio, ha subito fallo. Scusate, intanto vediamo come Coach Rossi ha deciso di mettere in missione difensiva Edo Paigbe, prima su Aguilar, adesso su Luca Antoni. Secondo me l'obiettivo sarà quello di non far sbloccare la numero 5 di Roma. Edo Paigbe è un grande difensore. Sbaglia però Manocchio. Dopo, alla fine del primo tempo, vedremo un po' le statistiche sui tiri liberi. Secondo me ci sono tanti errori da entrambe le parti. 0-2. Intanto è uscita rotta, è ritornato in campo Gorini. Bernardi, la tripla sbagliata di Edo Paigbe, la recupera Brandimante scippando la palla dalle mani di Osazzua. Attacca Luca Antoni, torna indietro Leghissa, non sa chi dar palla, si avvicina Luca Antoni, la palla viene data alla 15 Manocchio. Tante giocatrici di Roma che hanno, che canestro, bomba incredibile
della numero 15 Manocchio. E poi palla persa di Costa. Ecco, vedi Giovanni, quando un tiro può fare più male che i punti segnati. Bernardi ha preso questa bomba in faccia e aveva fatto un'ottima difesa, successivamente ha perso palla. È una bomba che ti resta dentro la testa questa. Allora, Kevin, abbiamo visto ormai, questa è la quarta partita che vediamo Costa Masnaga. Non l'abbiamo mai vista così in difficoltà come oggi. La tripla con fallo di Fantini, da due. Saranno due liberi, il fallo di Edo Paikobè, il secondo. Entrata, dimostra che... Anzi, il fallo è di Osazua, non di Edo Paikobè. Secondo fallo di Osazua, altra notizia per la partita. E stavo dicendo, Kevin, credo che tu sia d'accordo con me, che non abbiamo mai visto così in difficoltà Costa Masnaga come in questo momento. Assolutamente no, ma... Ti faccio una domanda, nel girone di Costa Masnaga c'era qualche squadra a livello fisico che poteva competere con Costa Masnaga? No. Ecco. Attenzione. Ci siamo risposti da soli. Si ripete. Intanto invasione di qualche giocatrice di Costa, tiro libero da ripetere. Ancora sbagliato, Fantini dice vabbè, me l'hai fatto ripetere, me lo sbaglio lo stesso. Gorini per Bernardi, attaccata da Manocchio, lo scarico per Gorini che si trova davanti Luca Antoni, la punta alza la parabola, il rimbalzo è della stessa 42, qui Gorini si stava inventando, caro Kevin, sì, un gran movimento, e se fosse entrata questa palla sarebbe stato un gran canestro. E in questa partita di gran canestri ne stiamo vedendo tanti, guarda, partendo dai due di Benedetta Aguilar, adesso Manocchio, la palla conquistata da Fantini, infrazione di passi. Bravissima Fantini a lottare su questa palla, poi l'arbitro vede un'infrazione di passi, nulla di fatto, però continua questa intensità frenetica della partita. Gorini, la palla arriva dall'altro lato per Bernardi che attacca, lo scarico per Edo Paikobè, il pallone viene toccato dai piedi, attenzione, c'è forse Leghissa a terra, eh? No, è Manocchio a terra. Intanto c'è l'esordio in questa semifinale della numero 8 Belluzzo. Vediamo, coach, buongiorno, dove deciderà di mettere il suo mastino difensivo. Io penso sulla numero 41, ma concordo, vedremo, con te. Vedremo. E invece, allora, o sceglie di darla. E invece la a vediamo. Bernardi, la dà su Cibinetto. Su Cibinetto, che attualmente è una delle migliori marcatrici per Costa. Bernardi sbaglia, attenzione, c'è una giocatrice di Roma a terra ed è Luca Antoni che si tocca, si tiene il ginocchio in mano. Oh signor mio, la caviglia. Sta urlando e piangendo dal dolore, scene che non vorremmo mai vedere dopo la prima giornata che già aveva visto un'infortunata nel roster di Roma, un'altra infortunata. Diciamo che queste finali nazionali a livello di infortuni sta portando più sfortuna a Roma che bene. E ricordiamo anche che Roma ha un campionato da due da fare, non si ferma qua l'impegno di queste fantastiche ragazze, e questi infortuni potrebbero costare caro anche per il campionato di A2 che stanno facendo. Speriamo non sia nulla di grave. Intanto un'ottima notizia è vedere camminare la ragazza che nel primo giorno si è fatta male alla caviglia senza stampelle.
un grande in bocca al lupo ad entrambe. Ho parlato prima con Benini, domani avrà i risultati della risonanza magnetica, però vederla camminare dà buone speranze. Bene, questi sono degli episodi che possono cambiare la partita in un senso o nell'altro. Una squadra potrebbe non mollare, ma sicuramente farsi condizionare in negativo da un infortunio di una compagna, oppure potrebbe stringersi attorno a questo infortunio per dare quel 110% che ci si aspetta. Vedremo, la partita è lunga. Intanto Gorini realizza uno dei due, primo punto di Gorini, meno uno Costa, 6:40 da giocare. Aguilar supera con una finta di Pike Bello, scarico per Brandimante che ingenuamente commette infrazione di passi, se ne accorge la stessa numero 14. Esce Edo Pike, entra in campo nuovamente Bernasconi. Bernardi rimette palla, Roma sembra ancora 3-2. Sì, Roma non si è mai tolta da questa 3-2. Intanto fallo in attacco del numero 41. 47? Piatti. Fosse stato della 41 Bernardi, era secondo fallo. Palla schiacciata a terra a Fantini, che attacca, abbassa la palla, subisce il fallo di Piatti. Ed eccolo qui, secondo fallo allora, di Piatti. Coach Rossi è tutto il torneo che sta spiegando a Piatti. È normale che fai fallo. Se hai le mani alzate non ti possono fischiare nulla, ma se le abbassi... E questo è il difetto di alcuni ragazzi o ragazze. Tu fai un'ottima difesa, una difesa competente, intanto vediamo il tiro libero, 2-2, più 3 Roma. Una difesa super competente, all'ultimo momento ti fa ingolosire, abbassi la mano, non prendi il pallone, prendi la mano, l'arbitro fischia. Spesso si dice proprio di non cercare la palla per evitare questi interventi. Cibinetto attacca lo scarico per Bernardi. Ah, la difesa di Roma sta reggendo la tripla di Piatti, non arriva nemmeno al ferro. Ottima difesa di Roma che concede, a mio avviso, il miglior tiro da concedere all'attacco di Costa, perché Piatti è una giocatrice molto pericolosa vicino canestro, lontano canestro un po' meno. E giustissimo tiro, a mio avviso aveva 2 metri di spazio la giocatrice di Roma. Infatti applaudo e anche coach Buongiorno questa soluzione. Attacca Bernardi, lo scarico. E la tripla era di Cibinetto. Cibinetto, qui va molto bene a Roma invece, perché questo non è il miglior tiro da concedere. Anzi, Cibinetto con 1 metro di spazio sbaglia. Vero che Cibinetto sta realizzando poco. Belluzzo non si era quasi accorto dell'arrivo della palla. La palla arriva a Fantini che attacca Piatti, 3 maglie bianche, frazione di passe, qui intestardirsi ad andare 3-1, perché Roma Costa si è messa 2-3. Sì, assolutamente sì, la vediamo, ma potevamo immaginarlo questo tatticismo degli allenatori, ci si gioca tanto, eh. Attacca Bernardi ancora per Piatti che tira, ed ecco qua. Tira alla è fine. Ovvio che tu fai una scelta, la coperta è corta, prima o poi una ragazza comunque che le mani per segnare da quella distanza le ha, stavolta punisce la difesa di Roma. Pari 16 al Palazzole, c'è il fallo di Gorini su Aguilar, Costa in bonus. Quindi ci saranno 2 liberi per il capitano di Roma. Allora, 1-3-1, anche se l'ultima azione Roma si è rimessa a uomo.
lo dico domani, 1-3-1 da quella parte, la 2-3 da questa parte, ma la 2-3 di Costa, mettendo logicamente Piatti al centro, deve costringere la stessa Fantini a ricevere palla e a scaricare immediatamente per una tripla. 1-2 ancora di Aguilar. Sì, fondamentalmente 6 per lei. Adesso Fantini deve essere brava ad attirare la difesa e scaricare per qualche tiro costruito. Intanto Piatti ci riprova da 3. L'avevamo detto, ogni tanto può entrare. Ma sicuramente... È il quinto tiro di Piatti da 3. 1-5. Per ora la scelta di coach Buongiorno sta pagando. Roma avanti di 1, 4:27 da giocare in questo primo tempo. Bernardi riceve la palla, attaccata da Aguilar, aspetta il movimento di Piatti, riceve la numero 47 contro Leghissa, si gira 2 volte Piatti, 3 volte all'indietro, sbaglia, ma è sempre Bernardi a farsi trovare pronta, la recupera da terra. Grandissima difesa di Leghissa che tiene magnificamente Piatti, poi Bernardi prova qualcosa di intensità, non gli riesce. Riparte Roma. Attacca Fantini ancora una volta. Passe. Si sta intestardendo in questo momento Fantini a voler andare a tutti i costi contro la difesa di Costa. Seconda infrazione di passi. Credo terza o quarta infrazione di passi per lei. 3 sono quasi sicuro. 2 consecutivi, andiamo, due, diciamo, consecutivi sicuramente. Andiamo così. C'è il canestro con fallo. Bernardi? No, dovrebbe essere Gorini, vediamo un po', è la Gorini, 42. 42 Gorini. Il primo fallo di Leghissa. Gorini avrà l'opportunità di riportare Costa avanti di 2. E si alza il grido, dagli Roma, dagli Spalti. Si prova ad asciugare bene il parquet, perché con una scivolata è costata già una caviglia a Benini e a Luca Antoni. Gorini sbaglia, si lotta al rimbalzo, la più alta è Piatti che realizza. Il suo quinto punto e Roma da un Costa da un possibile più 2 ad un più 3. La palla arriva a Leghissa, Leghissa, super Leghissa. Una bomba di Leghissa per tenere a contatto Roma in un momento nettamente favorevole a Costa. Attacca adesso Costa Masnaga, la palla arriva a Piatti, si attacca a lei, capitana Aguilar, ma Piatti è semplicemente più brava. È stata qui più brava di Aguilar. 2-3 ancora per Costa Masnaga. Forse Rossi ha trovato il bandolo della matassa. La palla rimane nelle mani di Roma e Belluzzo. Lo sappiamo, lei oltre ad essere un gran difensore ha anche mano per tirare dalla distanza. Ed eccola lì. Ottima difesa sulla penetrazione di Bernardi, che poi si rifugia in una palla 2. Vediamo di chi è la palla. Credo sia di Roma, perché vedo 24 secondi sul cronometro. Ma vediamo Costa Masnaga rientrare in difesa. E comunque, Giovanni, coach Rossi ha approfittato, purtroppo è un brutto termine, ma diciamo così, dell'uscita della miglior tiratrice di Roma per mettersi a zona. Finché Luca Antoni era in campo, noi la zona non l'avevamo vista. Gli allenatori, coach Crisconio lo sa benissimo. Nulla di male. Le studiano. No, ma nulla di male, è giusto approfittare delle, diciamo, occasioni, in questo caso peccato per la giocatrice di Roma, per Costa è sicuramente un vantaggio.
Ancora Aguilar, spara, sbaglia, Leghissa la recupera. Super Leghissa. Dopo ieri anche oggi. Tanto Bernardi in difficoltà su questa pressione. E Belluzzo stava per recuperare la palla. La palla finisce nelle mani di Piatti. Fortunata qui Costa. Qui coach, buongiorno, dopo averla messa inizialmente su Cibinetto, anche se adesso è ritornata su Cibinetto, lei è passata per un attimo su Bernardi. Ecco qui, gran difesa di Belluzzo, rimbalzo Leghissa, riparte Roma, parziali e controparziali in questo secondo quarto. Pugno chiama coach, buongiorno, si abbassa Leghissa, dà il blocco ad Aguilar, attacca la 11, lo scarico per Fantini, 4 secondi, Fantini si alza, il ferro toccato, c'è il fallo di Belluzzo. Ma credo che possa andare bene questo fallo, perché ferma la transizione. Costa aveva ancora Roma aveva ancora due falli da spendere, questo è solo il primo fallo per Belluzzo. E ritorna in campo Manocchio. E intanto coach, buongiorno, con molto molto previdente si ricorda dei due falli di Fantini, la cambia per preservare il proprio pivot, anche perché su Piatti rimane Leghissa, che sta facendo anche oggi una gran gara. Bernardi, lo scarico per Razzoli, entrata in campo adesso, Razzoli si propone sotto ma Piatti non la vede, decide di andare da sola Piatti e sbaglia, sfortunata, Bernardi la prende, Leghissa. Non ho capito chi è? Leghissa. Fallo di Bernardi. Ottima difesa di Leghissa sul rimbalzo offensivo di Bernardi, che poi prende il rimbalzo e subisce il fallo di Bernardi. Secondo per Bernardi. Lunetta va. Non mi ricordo chi è. Leghissa, credo. La vediamo qui, ce la fanno vedere bene nelle immagini. Vediamo anche il sorriso di Leghissa. Due su due. 7 punti questo quarto per lei. Piatti, tanto tanto altro anche, attenzione. Molto molto altro. Quello che noi non riusciamo a vedere. E qui Gorini. Non è una grande idea passare in terza su Gorini, che mano per punire ne ha. Lo dimostra. Lo ha fatto. Realizzando la tripla. Ultimo attacco per Roma. Corto. Piatti la recupera. Azione possibile del pareggio, del sorpasso per Costa. E qui quasi, quasi il vantaggio di Costa. Nulla di fatto questo tiro di Gorini, si sentiva in fiducia dal tiro precedente, poi era un tiro obbligato, la palla scheggia il ferro, si va all'intervallo 25-27, più 2 Roma, mi sembra un po' il punteggio con cui Roma è andata all'intervallo anche con Venezia ieri, ma vedremo dopo. 5 di Bernasconi, 6 di Gorini, 7 di Piatti, 4 di Cibinetto, 2 per Osazzua e 1 per Edo Pagbe, per coach, la squadra di coach Rossi. Dall'altro lato 7 di Leghissa, 3 di Fantini, 3 di Belluzzo, 3 di Preziosi, 6 per Capitano Aguilar e 3 per Manocchio. Attendiamo le statistiche e poi dare la linea alla regia. Eccole qua, Kevin. Commentiamo subito le statistiche. Vediamo come i tiri liberi siano stati praticamente pari, i tiri tentati da due praticamente pari. Costa tira più da tre perché più delle sue corde. I rimbalzi assolutamente pari.
palle perse pari, palle recuperate, ne ha tre Roma, ma con questa zone press sta dando molto fastidio a Costa. Inevitabile che le statistiche dicano quello che dice il risultato, più o meno parità. E noi ricordiamo, prima di dare la linea alla regia, le prossime date delle finali nazionali, partendo dall'Under 19 Eccellenza, dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi Chiangiano, l'Under 15 femminile dal 13 al 19 maggio a San Vincenzo, l'Under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto degli Abruzzi, e l'Under 15 maschile Eccellenza dal 3 al 9 giugno ad Anagni. Linea alla regia.
Ritorniamo in diretta dal Palazzoli, ricordiamo il parziale del primo tempo. 27 Roma, 25 Costa Masnaga. Sono 5 punti di Bernardi, 6 quelli di Gorini, ma 7 piatti. E lei in questo momento, Kevin, che per Costa Masnaga è la migliore realizzatrice. Dall'altro lato c'è Leghissa con 7 e Aguilar con 6 e Manocchio con 5. Le tre migliori di campo di Roma. Fantini, Belluzzo e Preziosi, tutte e tre a quota 3 punti. Abbiamo visto durante la pausa come coach Buongiorno ha istruito Fantini per non commettere più infrazione di passi. Vediamo se queste istruzioni verranno applicate. E Roma subito si schiera 3-2. Allora, i quintetti. Intanto c'è, chiamiamola, una discussione al tavolo con il responsabile della commissione, Franco Di Girolamo, Francesco Di Girolamo, e i due arbitri con non riesco a vedere chi è l'altro perché c'è la signora Alexa Castellaneta davanti. Anche io riesco comunque a riconoscere. Noi abbiamo tempo per leggere i quintetti. Leghissa 1, Fantini 7, Aguilar 11, Manocchio 15, Preziosi 10 per le campionesse d'Italia. Eccola qui Luca Antoni, è uscita dagli spogliatoi. Non per il momento, non sappiamo se potrà prendere parte alla sfida. Dall'altro lato credo di no, credo non possa prendere parte per oggi a questa sfida. Vediamo se stanotte succederà il miracolo. Mette il piede nel ghiaccio per il momento. Io sono curioso, chissà cosa si saranno detti al tavolo non lo so. Per Costa Masnaga, coach Rossi decide di mettere dall'inizio la sua portaerei. Edo Pegbe, Piazza Osazua, che con Cibinetto e Gorini che spara la tripla lunga. E il rimbalzo è di Aguilarre. Attacca il capitano di Roma servendo Fantini che attacca Piatti, il tiro è sbagliato, il rimbalzo ancora lei e Aguilarre la stava quasi premiando con la tripla. Gorini adesso veramente Costa ha grandissima idea di Edo Pagbe che però scarica in maniera troppo bassa la palla per Piatti. Fantini viene fermata dalla 47. Però vediamo come subito virata, stoppata subita sì, ma non infrazione di passi. C'è ancora qualche problemino al tavolo. Speriamo che questa prima semifinale riusciamo a finirla in tempi ed orari che possano permettere di giocare la seconda semifinale, se no rimaniamo tutto a domani, caro Kevin. Domani una semifinale e le finali. Due finali. No, la finale la facciamo poi sabato di Pasqua. Ah, saranno contenti i genitori. Rimaniamo qui un altro giorno. Festeggiamo Pasqua a Battipaglia. Fantini! Ecco fatto. 5 per lei. E Buongiorno, coach Buongiorno dice guarda che puoi tirare anche da 3 punti. Ti stavo dicendo, caro Kevin, un attimo. È il massimo vantaggio
per Roma, per entrambe Piatti sbaglia e dopo Egbe la riconquista, sbaglia, la tocca Fantini. Vediamo se eccola qua. Dopo la chiacchierata, eccola qui, la rivediamo. E intanto palla persa di Aguilar. Riconquista palla la squadra di coach Rossi. Si ritorna con Gorini, si cerca Edo Pegbe che si torna ad abbassare. Gorini fa grandissima difesa, peccato palla persa. Gorini e palla facendo, recuperata di nuovo. Sta Gorini succedendo, stava facendo una gran cosa. Stava passando in mezzo a due maglie nere. Non so come ci stava riuscendo. Recuperata la palla da Aguilar. La palla servita fuori per la tripla. Sbagliata di Leghista. Osazzuwa la riconquista. Serve Gorini. Piatti. Apre. Gorini, Piatti. Osazzuwa. Quarto per lei. Meno due, Costa. Manocchio, Fantini spara, corta, Leghista, ecco, attacca. Ed ecco qui, ed ecco. Gran giocata di peccato, Leghista. Peccato, perché aveva fatto una gran giocata di nuovo Leghista. Però io voglio dare il merito ad Osazzuwa per aver chiuso tutto. Si sbaglia ancora con Gorini. La riconquista ancora Osazzuwa. Cibinetto. 7 per lei con la tripla realizzata. Costa avanti di 1. Preziosi. La palla arriva ancora sotto a Fantini che fa una gran giocata. È sfortunata la 7. La palla finisce nelle mani di Osazzuwa. C'è il fallo. Attenzione. Gran movimento di Fantini che poi è sfortunata perché la palla esce fuori. E intanto time out Roma. Ma che partita stiamo assistendo? Sicuramente una partita molto intensa, lo avevamo detto. Ci si gioca tanto, punteggio molto basso. Cosa fondamentale, non ci stiamo annoiando, caro Kevin. Sicuramente non ci stiamo annoiando. Nonostante il punteggio basso, non ci stiamo annoiando. Sentiamo qui coach Rossi, poi ti lascio la parola per cercare di capire se tu stai capendo quello che dice Rossi, per dare qualche spiegazione. Buongiorno. Scusa, abbiamo buongiorno. Qui coach Buongiorno. Coach Buongiorno ha chiamato time out e sta parlando con due giocatrici. E gli ha detto: voi due state sparendo dal campo, è il momento di prendersi qualche iniziativa e qualche responsabilità vera. Se non lo fate, possiamo direttamente andare a casa. Vediamo adesso Roma come uscirà da questo time out. Palla nelle mani di Gorini che serve Osazzuwa, si abbassa Cibinetto, non gli dà la palla, gliela dà adesso Cibinetto per un attimo, guarda Osazzuwa, la palla sotto, il tiro corto, la palla finisce nelle mani di Manocchio. Coach Rossi chiede di correre, fallo di Gorini, credo sia accompagnata. Ah no, palla accompagnata, palla accompagnata. Piatti cerca Osazzuwa, la palla arriva nelle mani di Edo Pegbe. Adesso Costa sta cercando con lo sguardo sempre Osazzuwa per dargli la palla dentro. Il tiro di Gorini lungo, due volte la palla tocca il ferro, alla fine Osazzuwa
che adesso non buono, infrazione di passi, l'avevo detto prima che l'arbitro fischiasse. Eccolo qua, lo rivediamo. Eh sì, infrazione di passi. Bravo Sette Panella ad intuire questo errore di Osazua. Fantini attacca il centro, si gira due volte, c'è il fallo. Fallo della numero 42. Secondo fallo di Gorini. Sono quattro le giocatrici di Costa Masnaga, quota quattro falli. Due falli, scusate. Rimessa Roma Aguilarre, si abbassa Leghissa, ma Osazua si para davanti a lei, alla fine la palla rimane in mani Preziosi. Il blocco di Fantini, penetra, alza la parabola Preziosi, la palla toccata da Fantini, Costa la recupera. ...5.58 da giocare, più uno Costa Masnaga. Edo Paigbe, Gorini, Edo Paigbe sfrutta il blocco di Osazua, la gran palla di Edo Paigbe, Gorini si trova troppo davanti, Cibinetto, Edo Paigbe sistema i piedi, Gorini la recupera dopo l'errore dell'82. Ottima qui l'intenzione di dare palla lunga per Candy Edo Paigbe, però troppo stava lungo, tagliando a canestro. La palla era per lei sulla linea da tre punti, palla persa, palla Roma. E torna Bernardi in campo al posto di Edo Paigbe. Preziosi. Esce Aguilarre dai blocchi, l'attende proprio la numero 41 in maglia bianca, Leghissa contro Osazua, 7 secondi, palla a terra per Aguilarre, che la palla non arriva però ad Aguilarre, primo errore di Leghissa in queste finali nazionali, la tripla corta di Ciabattoni, Osazua la prende e la realizza appoggiandola a canestro, 6° punto per Osazua. Nuovamente più 3 Roma, Costa. Preziosi penetra, gran giocata il tiro, però è sbagliato. Adesso Edo Osazua a farla da padrona, sia in attacco sia in difesa. Sbaglia Cibinetto, quasi Osazua la fa propria. Adesso Kevin Osazua sta diventando un fattore per Costa Masnaga. Sì, sicuramente nelle ultime 4 azioni ha dimostrato la sua fisicità e sta facendo valere la sua fisicità. Intanto coach Buongiorno effettua 2 cambi. Fuori Leghissa e Aguilarre, dentro in campo Belluzzo e Cenci. Piatti fuori per Gorini, la palla quasi recuperata da Cenci, diretta a Bernardi, 2 secondi, Cibinetto allo scadere, corto, Gorini è la più lesta a recuperarlo, il tiro ancora corto, ancora Gorini la recupera, bravissima qui Fantini a scipparla dalle mani di Osazua, la palla fuori Preziosi, Cenci non ha voluto tirare, Roma ha fatto rientrare tutta Costa Masnaga. Osazua la tocca, rimessa a Roma, 12 secondi sul cronometro dei 24. Kevin, io fossi stato in Cenci, una bella tripla l'avrei provata. Si rimette in attacco. Manocchio riceve, attacca Cibinetto, in reverse il tiro è corto, adesso Roma non segna più,
solo 4 punti in questo momento nel quarto. La palla a Bernardi, attacca la 41, Fantini da dietro, non c'è fallo, la recupera Manocchio che serve Preziosi, non c'è, un attimo di sosta, ancora infrazione di doppio palleggio per la 10 di Roma. Sì, che per attaccare ha portato la mano sotto il pallone, questo non si può fare, palla persa. Parziale 5-4 Costa, ma Roma non segna da un bel po'. Preziosi la scippa a Gorini, arriva fino in fondo e mi zittisce subito. Subito, palla persa, noi l'abbiamo criticata, anzi criticata, abbiamo semplicemente raccontato. E intanto grandissimo contropiede di Costa, Bernardi serve Osasua sotto che aveva posizione, due facili per lei, tutto da rifare per Roma. 3-4 Costa, 3-1 Roma. Preziosi fuori per Cenci, Belluzzo attacca, c'è il fallo di Bernardi. Questo è il terzo fallo di Bernardi. Prima giocatrice ad arrivare al terzo fallo. Coach Rossi. La tira fuori ovviamente. Non abbiamo capito se gli ha dato il tecnico. No. Viene richiamata la panchina di Costa Masnaga. Coach Rossi si è arrabbiato con la 41 perché stava protestando con l'arbitro. Giustamente gli ha detto: stai zitta, vieni fuori. Belluzzo ne realizza uno. Meno due Roma. Richiama sul cubo dei cambi. Super Leghissa. Però Stato Piatti. Grandissimo dai vai di Costa. E Piatti punisce la difesa di Roma con un arresto e tiro dalla lunetta. Allora, quello che ho notato anche ieri. Piatti nel primo tempo inizia a tirare da tre. Realizza o non realizza, poi nel secondo tempo decide di giocare e di far punti nell'area e quindi esce Osazua. Intanto è uscita Fantini? Sì, è andata Leghissa, è uscita Fantini, vediamo se Coach Buongiorno continua a stare a uomo o si rimette a zona, sembra forse non si era mai tolto dalla zona. Comunque intanto Piatti non ti ascolta, spara da tre, segna da 3, più 7 Costa, primo mini allungo della partita. Mini allungo della partita, ne fa 12 Piatti che diventa la miglior realizzatrice dell'incontro. La tripla sparata e sfortunata della 15 Manocchio. Poi intanto Leghissa fa un'altra super cosa togliendo il rimbalzo dalle mani di Piatti, poi non ne approfitta. Sbaglia. Belluzzo, riparte Costa. Si lotta la palla, possesso alternato. Cenci e Bernardi. A lottare a terra. Si deve ripartire. 1:37. Cenci serve Preziosi, attaccata da Edo Pagbe che quasi gli scippa la palla, la mette in difficoltà a livello fisico. Grande scivolamento di Edo Pagbe, la palla arriva. Gran difesa fino a quel momento di Edo Pagbe, poi Preziosi la riattacca. E lucra un fallo di Edo Pagbe.
ma Costa ha alzato di tanto l'intensità difensiva. Si riasciuga ancora il parquet. Sta perdendo un po' di tempo proprio per asciugare il parquet. Oggi tante cadute a terra, quindi è giusto che il parquet venga asciugato bene. Assolutamente sì, anche perché una di queste cadute è costata provocato cara a Luca Antoni. Una distorsione alla caviglia. Intanto Leghista tiene la palla ferma, spreca tanto tempo. Belluzzo per Preziosi che tira cortissimo. Sta per tornare in campo capitano Aguilar, che ieri nell'ultimo quarto, dopo essere stata messa fuori, è entrata e ha dato il là al recupero con vittoria di Roma. Piatti sbaglia, la palla toccata da la numero 13 Lami. Entra Aguilar, esce Preziosi. Servita nuovamente Gorini, chiusa, fallo, canestro e fallo. La numero 12, 13, fa fallo. Si asciuga ancora il parquet con Gorini che avrà il tiro libero aggiuntivo per portare al massimo vantaggio. Già è massimo vantaggio, più 9, da arrivare ad un vantaggio in doppia cifra, ma Gorini sbaglia. Rimbalzo Leghista, intanto più 9 Costa. Roma attualmente senza idee. Scenci penetra, la palla viene sporcata. Gorini ancora in contropiede, per poco non realizza il gioco da tre, ne avrà due a disposizione. Si ripulisce il pallone. Più 10 Costa. Primo vantaggio in doppia cifra della partita. Più 10 Costa. 9 per Gorini. Aguilar, ultima azione del terzo quarto. Il tiro di Aguilar tocca il ferro. La prende Cibinetto che ha le mani per poterla sparare. Intanto rimane a terra capitano Aguilar. Più 10. Tocca la faccia. Attenzione perché Aguilar è a terra con le mani in faccia. Non sappiamo cosa sia successo. Vediamo se riusciamo a vederlo nel replay. Si alza Benedetta Aguilar. Si tocca l'occhio, credo una ditata nell'occhio. Infatti continua ad avere le mani su negli occhi. 42-32 Kevin, più 10 Costa. L'ho visto nel replay come nel tentativo di stopparla e dopo abbia colpito Aguilar. Intanto parziale del secondo quarto 17-5 per Costa Masnaga. Vediamo se Roma sarà in grado di reagire a questo parziale di Costa. Sono 5 punti per Bernardi che oggi
la sta sentendo troppo forse. 9 quella di Gorini, 12 di Piatti. Rota non entrata, sono 7 di Cibinetto. Osazua è arrivata ad 8 punti, solo 1 per Edo Paigbe. Dall'altro lato Leghissa 7, Luca Antoni ha concluso la partita a 0 punti, 5 per Fantini, 4 per Belluzzo. Benini non entrerà perché è infortunata, 5 per Preziosi, 6 per Aguilarre, 0 Cenci, 0 Lami, 0 Lami, Brandimante 0, 5 Manocchio. Rossi non è entrata per il momento. Abbiamo visto proprio, non te ne sei accorto, c'è stato proprio un primo piano di coach Rossi che faceva segno o no uomo o solo uomo, dava le informazioni alle proprie ragazze. Costa palla in mano, più 10, Gorini, Odiaco, Edo, Paigbe, Piatti, Bernasconi e Piatti! Bomba di Piatti, in questo secondo tempo ne mette addirittura 2, 15 per lei più 13 Costa. Attacca Aguilarre, alza la parabola, il pallone entra, 8 per il capitano di Roma che prova a tenere a galla le proprie giocatrici. Intanto zona per Roma, zona di Roma, Edo Paigbe prova ad attaccarla, la recupera stessa lei, rifiuta il tiro Piatti. Intanto la palla finisce a Gorini nell'angolo che prova la bomba, di nuovo rimbalzo lungo, grande difesa di Fantini stavolta che riparte, costu costu di Fantini, fermata da Piatti. Rimane a terra Fantini, Bernasconi in contropiede, Fantini ancora a terra, primi 2 punti per Bernasconi. Si alza Luca Antoni da terra. Fantini, chiedo scusa. 8 e 43 da giocare, 47 Costa, 34 Roma. Esce Fantini arrabbiata. Perché giustamente giustamente Fantini deve lasciare il terreno di gioco. Aguilarre, Cenci con una finta ne manda al bar 2, poi sbaglia, la palla recuperata da Gorini, fallo. Fallo in attacco di Gorini, noi eravamo coperti da 6 persone, vediamo, non possiamo averlo visto, vediamo se il replay ci aiuta. Attendiamo il replay, fallo in attacco a Gorini, rimessa per Roma in attacco, eccolo qua, la rivediamo. Eh sì, Gorini sgomita il secondo, ma anche sul primo aveva alzato un po' il gomito, giusta chiamata di Settepanella, palla quasi recuperata
comunque Da Costa che difensivamente è tornata ad essere quella dei giorni precedenti. Esattamente, la miglior difesa delle finali. Intanto costretta a una preghiera capitano Aguilar, la palla non tocca neanche il ferro, riparte. Corre Costa. Costa forse da spiegare anche, ormai siamo giunti al quarto giorno di partite consecutive, la tripla sbagliata, la palla conquistata da Belluzzo, se ne esce in mezzo a due. Piatti si arrabbia con Bernasconi perché commette fallo, la 28. Si sembrava chiusa la numero 8 sotto canestro, è riuscito a trovare un buco. Intanto coach Rossi rialza il quintetto. Ritornano in campo Rotta e Osazua. Manocchio, Belluzzo, leghista per Aguilar, la palla dall'altro lato per la tripla sbagliata di Cenci, leghista la recupera, tre maglie bianche, c'è il possesso alternato che premia. Costa, noi da qua non riusciamo a vedere logicamente la freccia da che parte è, però vediamo, credo sia palla che palla di Roma. Quanto è difficile fare la telecronaca da questa, dovremmo stare dall'altro lato per poter vedere tutto, ma purtroppo non è così, siamo benissimo qui. Aguilar sbaglia, Edo Pagbe la recupera, Osazua la mette nelle sapienti mani di Cibinetto. Rotta, Osazua attacca leghista, sbaglia Piatti, sbaglia Osazua, sbaglia, stoppata leghista, la recupera. Manocchio attacca, ferma, un gran canestro! Gran canestro di Manocchio che elude la difesa di Edo Pagbè. Nuovamente meno 9 Roma. Meno 11. A meno 11 Roma. A 6 e 20 da giocare, c'è il fallo di leghista, è il secondo per lei. Rotta si gira per Piatti, bravissima Belluzzo a sporcarla. Sì. Rimessa Costa. La palla arriva a Rotta nuovamente. Il tiro di Rotta sbagliato. Il rimbalzo di Capitano Aguilar. Che attacca Piatti, tentativo di servire Belluzzo, ancora Aguilar, la vuole lasciare sola, si allontana Aguilar, attacca, c'è il fallo di Cibinetto. Quando parte Aguilar diventa quasi imprendibile. Sì, fino ad oggi, cioè in quest'oggi l'è riuscito a marcare solo Edo Pagbè, che adesso lascia il campo, rientrano Gorini e Bernardi. E Gorini. Per Roma rientra Fantini. Alza il quintetto, coach, buongiorno. Aguilar attacca Gorini, si ferma, si trova Piatti davanti che nel ricadere gli sporca la palla.
si arrabbia coach, buongiorno. Roma a 5 minuti e 30 per provare a riaprire l'incontro. Il fallo è di Belluzzo, secondo per lei. Altra palla sporcata. Chiama uomo. Buongiorno. Bernardi attacca, si ferma allo scarico per la tripla corta. Palla toccata. Palla Roma. Adesso il tempo diventa nemico di Basket Roma. Roma. Roma adesso ha bisogno di un canestro, o da due o da tre, perché Roma ha realizzato solo 4 punti in questo quarto e la realizza. Fantini, palla per lei in post medio, giro e tiro. 7 per Fantini. Adesso è uomo per Roma. 4-7-3-8, attacca Bernardi. Qui Roma si dimentica di difendere. Ancora Fantini contro Piatti, lo scarico per la tripla corta. Si lotta. Fallo. Fallo della numero. Vediamo di chi. 42 Gorini. Fallo di Gorini, quarto fallo per Gorini. Fallo di Gorini che lascia il campo e Edo Paigbe. Esce anche Leghissa, entra in campo nuovamente Preziosi. Ancora Fantini, corto. Palla recuperata da Osazua. Bernardi, c'è il fallo a 2 secondi. Fantini commette fallo. Mancavano 2 secondi allo scadere degli 8 per superare la metà campo. Gran regalo di Roma. Esce Cibinetto, ritorna in campo Gorini. Chiama 1-3-1. Buongiorno. Si ha difesa uomo. Attacca Piatti. Gran canestro di Piatti, credo. Che l'MVP. L'MVP nel caso di Vittoria Costa ce l'abbiamo. Sono 17 per Piatti. Piatti sta accompagnando per mano Costa Masnaga alla finale di domani per il primo e secondo posto. 3:45. La scalata di Roma diventa sempre più difficile. Osazua commette fallo su Fantini. Due liberi per la 7, che di punti ne ha fatti 7. Per il momento rimane a 7. Sbaglia il primo. Sbaglia il secondo. Anche il secondo. E l'abbiamo detto in queste 3 giornate. La vera forza di Costa Masnaga è nella difesa.
sbaglia Osazuwa. Rimbalzo d'attacco di Osazuwa che sbaglia, intanto Roma va in attacco, bomba di Belluzzo, nulla di fatto. 3 e 8 da giocare, più 13 Costa Masnaga. Più 13 e palla in mano per le ragazze di Coach Rossi. Fallo in attacco, intanto, fallo di in Bernardi. Attacco di Bernardi, se l'ho visto male. Quarto fallo anche per... Rinuncia al time out Coach Rossi. Manocchio, Fantini da tre, sbaglia, rimbalzo di Piatti, ancora Gorini, pressione a tutto campo di Roma, qui Bernardi subisce forse due falli, la palla viene recuperata da Aguilar, si palleggia tra i piedi la numero 11. Palla persa Roma, Rossi chiama time out, vuol fermare questa frenesia di Costa Masnaga. Sì, Rossi vuol fermare la frenesia, ma vorrà sicuramente disegnare questo attacco che, se Costa dovesse andare a bersaglio, potrebbe essere la parola fine a questa semifinale scudetto. Eh sì, si cerca. Tra 2 minuti e 28 sapremo chi tra Costa e Roma si avvicinerà a quel sogno nominato all'inizio della competizione. Intanto ricordiamo le date delle altre finali nazionali. L'Under 19 Eccellenza maschile dal 29 al 5 maggio a Chiusi di Cangiano. L'Under 15 femminile dal 13 al 19 maggio a San Vincenzo, l'Under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto e l'Under 15 maschile eccellenza dal 3 al 9 giugno ad Anagni. Sarà rimessa Costa. Piatti per Gorini che rischia di perdere la palla, poi alza la palla e la riconquista Belluzzo. Attacca il canestro, la numero 8 realizza. 6 per Belluzzo. Alza la difesa Roma. Meno 11 e Dopai Gbe. Piatti. Adesso Costa inizia a giocare con il cronometro. Tira Osazuwa, sbaglia. Aguilar deve aumentare invece i ritmi Roma. Preziosi. Esce, riceve Aguilar. La palla sotto per Fantini, sono 9 per Fantini, nuovamente time out Rossi, 51 Costa, 42, anzi non è time out, si ritorna tutti. Sia solo un cambio. Preso anch'io dalla frenesia, ho visto un time out, caro Kevin. È uscita e Osazuwa ha messo più portatrici di palla, adesso Rossi vuole praticamente addormentare il gioco. Ancora Bernardi contro Manocchio, la tripla di Piatti per chiuderla, sbagliata, però Gorini è la più lesta e qui forse le speranze di Roma arrivano
quasi quasi alla fine della candela. Eh sì, con questo fallo fischiato credo che sia, o meglio potrebbe essere la parola fine. Vediamo come gestirà questo possesso Costa. Piatti giustamente decide di fermarsi e giocarla. Un minuto dalla fine, Costa vede il traguardo, il tiro sbagliato, ma ancora Gorini. Richiamato anche coach Buongiorno, saranno due liberi per Gorini. Che realizza, e forse Kevin, con questo libero si spengono i sogni di Roma. Uno su due. Sì, si spengono i sogni di Roma. Poi rimbalzo di Costa Masnaga, palla 2, palla Costa. Possiamo dircelo. Costa, il sogno Masnaga continua per Costa Masnaga. Va in finale scudetto. Roma abbandona a testa altissima. Time out chiamato da coach Rossi, e io ne voglio approfittare per reclamare per l'ultima volta in questa partita le prossime date delle finali nazionali. L'Under 19 Eccellenza maschile dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi Chianciano, l'Under 15 femminile dal 13 al 19 maggio a San Vincenzo, l'Under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto degli Abruzzi, e l'Under 15 maschile Eccellenza dal 3 al 9 giugno ad Anagni. 50 secondi e 5 decimi, caro Kevin. Io chiedo all'amico Giancarlo, che si sta avvicinando poi per prendere per le interviste, di chiedere a coach Rossi, non so se mi sta ascoltando, la domanda da fare a coach Rossi, la risposta già la conosco: Costa dove ha vinto la gara? Bisogna chiederglielo. Credo che la fisicità di Costa l'abbia fatta da padrone, soprattutto a rimbalzo. Vedremo alla fine le statistiche. Due squadre che hanno lottato alla morte per questo obiettivo. Palla ancora per Costa. 47 secondi ed 8 decimi. Ancora Piatti, l'MVP dell'incontro, non tira giustamente Costa, Aguilar ruba la palla a Razzoli che uscirà dal campo. Primo fallo Razzoli, due liberi per Aguilar, non proprio quella cosa che coach Rossi cercava, fermare il cronometro. Sicuramente fermare il cronometro non è la scelta giusta per Costa. Sbaglia il primo tiro libero a Aguilare. Ecco, anche la percentuale ai liberi in una partita 52-42, punteggio basso.
è una cosa che può spostare gli equilibri e oggi secondo me li ha spostati. Per Capitan Aguilar, a fallo, la pressione a tutto campo da parte, vediamo di chi, probabilmente della numero 11 Aguilar, si va a tirare dall'altro lato. Io dopo i tiri liberi fossi in coach Rossi, tutte dietro, ad attendere e far trascorrere. Sicuramente non fermerei il cronometro. Roma sarà costretta ad un tiro rapido, presumibilmente da tre punti. Intanto 2 su 2 di Gorini. C'è doppio palleggio. Accompagnata, non doppio palleggio, chiedo scusa. Più 10 Costa Edo Paigbe. Roma non fa fallo, decide di giocarla fino alla fine. E Costa Masnaga domani alle ore 18 attenderà la vincente di Campobasso Battipaglia. Intanto gran canestro di Bernardi che va al libero aggiuntivo. Bernardi qui mette la parola fine a tutta la contesa. Roma, caro Kevin, ha messo in seria difficoltà per un tempo Costa Masnaga, che poi ha fatto della fisicità la tripla di Belluzzo. Gran canestro. Applaudo alla panchina di Roma. 57-46. Roma viene eliminata in semifinale e domani disputerà la finale, terzo, quarto posto alle ore 16. Attendiamo tra poco la seconda semifinale che vedrà impegnata Molisana Basket, Magnolia Basket Campobasso, Omeps, Silo Trailers, Battipaglia. La partita, Kevin, questa semifinale si replicherà poi sabato con la Serie 1. Vediamo a chi andrà meglio. Sì, sabato ci sarà la partita Costa Masnaga Basket Roma di Serie A2. Intanto vediamo le statistiche finali. Tiri liberi 10-19 Roma, 8-16 Costa Masnaga. Tiri da 3 6 su 30 Costa Masnaga, 3 su 21 Roma. Ma secondo me, come detto poc'anzi, poi chiederemo sicuramente al coach che ne sa più di noi, tu mi avevi chiesto qual era stata la differenza, io avevo detto la stazza fisica, i rimbalzi, 6-5 Costa Masnaga, 50 Roma. E in attesa di dare la linea a Giancarlo per le interviste, vediamo se Giancarlo mi ascolta. La domanda da fare a coach Rossi è questa, esatto, a coach Rossi è questa: dove l'ha vinta Costa Masnaga? Un terzo quarto da 17 a 5 per le lombarde, che con chiudono Bernasconi con 2 punti, Rotta 0, Galli non entrata, 10 per Bernardi, sono 12 invece per Gorini, 17 per Piatti, l'MVP dell'incontro. Non è entrata Rota, 7 Cibinetto, 8 Osazua, 1 per Edo Paigbe,
non è entrata Olandi, 0 Razzoli. Dall'altro lato Leghissa 7, Lucantoni 0, 9 per Fantini, 9 anche per Belluzzo, non è entrata Benini, logicamente infortunata, 5 per Preziosi, 9 per Aguilar, non è entrata, 0 Cenci, non è entrata Lami, 0 per Lami, non è entrata Brandimante, 7 Manocchio, non è entrata Rossi. Se Giancarlo è pronto posso dargli la linea. Giancarlo, a te la linea. Ciao Giovanni, grazie. Dunque Costa Masnaga è la prima finalista delle finali nazionali Under 19 femminili qui a Battipaglia. A breve la seconda semifinale che in campo vedrà Polisportiva Battipagliese e Magnolia a Campobasso. Siamo qui con Bici Ranieri e Caterina Piatti. La scelta di Costa Masnaga è di mandare qui a fare le interviste ogni giorno un diverso esponente dello staff tecnico. Pierangelo Rossi ha detto: spero di potermelo meritare di tornare domani io. Ma al di là di questo, Bicio, la partita che ci aspettavamo e che forse vi aspettavate, tanti errori, tanta tensione, un po' di stanchezza perché è la quarta partita in quattro giorni, un po' di difficoltà, poi avete allungato e l'avete portata fino alla fine. Sì, tu fai conto che dal 2019 che perdiamo con Roma tutte le partite che contano alle finali nazionali, per cui avevamo una tensione addosso devastante, ragazze, staff, tutti. Essere riusciti finalmente dall'Under 14 all'Under 19 ad arrivare a fare questo scavalcamento, anche se loro sono in condizioni veramente un pochettino claudicanti, diciamo, con tre giocatrici fuori, noi ne abbiamo anche noi dei nostri problemi, ma quando si vince non ci sono i problemi, e quindi è stato importantissimo. È difficile giocare contro di loro, ieri se non ricordo male Venezia ha fatto 43 perse, noi ci siamo limitati a qualche persa in meno e ce l'abbiamo fatta portarla a casa, insomma. Caterina, so che non ami fare interviste, però come ti ho detto anche prima, se tu oggi fai 17 punti e 14 rimbalzi nella semifinale che vi riporta a giocare la finale scudetto, capisci bene che non posso non intervistarti, ti tocca. Anche oggi si ha tanti minuti in campo insieme a Cristina Sasua, anche oggi avete fatto un po' la differenza, poi tu hai segnato anche delle triple, ma insomma avete fatto la differenza anche sotto il tabellone, la battaglia a rimbalzo vinta 65-50. Sì, loro sono una squadra decisamente che non molla mai. Abbiamo cercato per tutta la partita di stare lì e ce l'abbiamo fatta, sono state molto brave. Anche nei momenti in cui eravamo sotto ci siamo detti di non mollare mai prima di entrare in campo e non l'abbiamo fatto, quindi sono state molto brave. Bicio, siete l'unica squadra imbattuta, non lo dico per scaramanzia, ma cioè, nel senso sei libero di far tutti i gesti apotropaici, ma insomma siete l'unica squadra imbattuta. Come arrivate a questa finale? Mi hai detto... Ovviamente anche voi avete avuto qualche problema fisico, però mi sembra che ci arrivate sulla spinta emotiva di una vittoria proprio perché vi siete tolti un bello scimpanzé dalle spalle. No? Sì, adesso noi non abbiamo quasi più nulla da perdere, nel senso siamo arrivati dove volevamo arrivare a inizio di stagione. Per noi un dato statistico è la 15ª finale nazionale consecutiva negli ultimi 5 anni. Siamo sempre, no finale, siamo a tre terzi posti in 15 anni, per il resto sempre primi o secondi. Speriamo di continuarlo, ma è già un ciclo immenso che non so se sarà ripetibile da nessuno mai. Noi siamo qua, proviamo a combattere domani abbiamo una partita molto difficile perché giochiamo contro una giocatrice che è di un'altra categoria in questo momento, sia fisico che tecnico. Per cui abbiamo veramente poco da perdere, ce la mettiamo tutta e arriviamo fino in fondo. Grazie, Bicio, hai fatto bene a sottolineare la quantità e la qualità dei risultati ottenuti da Costa Masnaga nell'ultimo decennio abbondante. Ultima cosa, Caterina, so che non si fa, ma lo faccio lo stesso, dovendo scegliere con chi vuoi giocare domani. Beh, Campobasso direi. Campobasso? Sì. Allora, arrivederci, grazie, complimenti e godetevi gli highlights di questa partita. Ci vediamo per il commento della seconda semifinale. Grazie a tutti.